Quando arriverà la primavera, una delle prime piantine che produrrà fiori e abbellirà i nostri giardini e i nostri balconi è questa, la primula. E infatti il suo nome, non a caso, deriva da un termine latino che è primus, prima di primavera, e poi è venuta modificandola nel tempo, primula. Questa pianta si può chiamare anche primaverina o primavera. La primula è una tra le piante più apprezzate e quindi presenti all'interno delle nostre case. Questo perché produce dei fiori che sono davvero molto belli esteticamente, sono imponenti e durano parecchio nel tempo. Però purtroppo è credenza comune che questa sia una pianta che una volta portata in casa avrà breve durata di vita, quindi si parla di poche settimane. Ma questo è sbagliato, perché questa è una pianta perenne. Cosa significa? Che se trattata nei modi giusti, praticamente potrebbe vivere anche parecchi anni all'interno delle nostre case. Io in questo video vi mostrerò tutti i segreti e i trucchi che occorre sapere al fine di poter fare vivere a più a lungo possibile e nel migliore dei modi questa piantina. Seguitelo perché è davvero molto interessante. Quando decidiamo di prendere una piantina e di portarla all'interno delle nostre case, qualsiasi essa sia, io consiglio sempre di cercare di riprodurre, nel posto nel quale la andremo a mettere, lo stesso ambiente nel quale questa vive in natura. Quindi capire il tipo di terreno di cui necessita, l'esposizione alla luce, la temperatura e di quanta acqua abbia bisogno. Ed inoltre cercare di capire quali potrebbero essere eventuali malattie e parassiti che potrebbero attaccarla. Primo punto, terreno e rinvaso. Quando arriverà la piantina in casa, la prima cosa che occorrerà fare sarà quella di scegliere il posto dove collocarla. Se avete la fortuna e la possibilità, mettetela in giardino. Se invece avete un terrazzo e volete tenerla nel vaso, andrà benissimo, però dovrete controllare una cosa ed è tassativa: lo sviluppo delle radici nel pane radicale. Il più delle volte infatti capita che quando prendiamo questa piantina in negozio al vivaio il pane radicale sia assolutamente pieno di radici, e questo non va bene perché porterebbe sofferenza alla pianta. E nell'ipotesi che ci siano troppe radici e quindi non ci sia più terreno per favorire lo sviluppo dell'apparato radicale, occorrerà fare un cambio di vaso. E capire se è necessario o meno è davvero molto semplice: basterà togliere il vaso dal pane radicale in questa maniera. Agite una leggera pressione nella parte inferiore del vaso, così, poi una torsione, dopodiché controllate. Se come in questo caso il pane radicale sarà pieno di radici, allora occorrerà fare il travaso. Quando andrete a sostituire il vaso, mi raccomando di una cosa: fate in modo che le dimensioni del nuovo vaso non siano tanto maggiori rispetto alle dimensioni di quello che andrete a sostituire. Questo perché, se per esempio noi mettessimo questa pianta all'interno di questo, la pianta avrebbe a disposizione tantissima terra e l'apparato radicale, avendo a disposizione della terra, cercherà di allargarsi e di occupare tutto lo spazio che ha a disposizione. Però la pianta, al fine di fare crescere l'apparato radicale, darà tutto il nutrimento proprio alle radici, penalizzando la crescita di foglie e di fiori. Se vogliamo evitare che nell'anno in cui facciamo il travaso la pianta sia penalizzata a livello erbaceo, quindi che non produca praticamente delle foglioline piccole e comunque soprattutto faccia dei fiori, io vi consiglio di fare un giusto mix, quindi di prendere un vaso che abbia più o meno un diametro maggiore rispetto a quello precedente di 3-4 cm, non di più. Al fine di ottenere il terreno ideale che vada ad ospitare questa pianta, sarà sufficiente creare questo mix composto da sabbia di fiume, argilla espansa e della torba di buona qualità, con queste proporzioni: un 10% di sabbia, un 10% di argilla espansa ed il restante di torba. L'argilla espansa e la sabbia doneranno al mix quella leggerezza e porosità di cui ha bisogno, proprio per permettere all'aria, quindi all'ossigeno, di entrare all'interno del vaso e quindi all'interno della terra e far sì che le radici possano respirare. Ricordiamoci che questa è una pianta che ha davvero molto bisogno di acqua, però il pericolo quando si bagna troppo una pianta è che ci siano dei ristagni d'acqua e quindi l'acqua, rimanendo lì, non permetta all'ossigeno di toccare le radici e le farà soffocare. Gli spazi che questi creeranno daranno la possibilità concreta alle radici di essere costantemente toccati dall'ossigeno, quindi respirare e non fare morire la pianta. Una volta procuratosi il vaso, prima di andare ad inserirvi all'interno la piantina ed il terreno, vi consiglio di adagiare sul fondo circa 2 cm di argilla espansa. Questo farà in modo di garantire ulteriormente, oltre al mix creato, l'evitare di formarsi di ristagni d'acqua all'interno. Secondo punto, luce e temperature.
La primula in natura vive nei sottoboschi, quindi la luce alla quale è esposta è una luce di mezz'ombra. Non ama tanta luce, ma oltre a non amare, teme moltissimo i raggi del sole diretti, perché questi potrebbero addirittura ustionarla o bruciarla, portandola addirittura alla morte, nei periodi estivi, quando il sole ha i raggi più caldi. Quindi mi raccomando, quando posizionerete questa pianta o in giardino o in terrazzo, fate in modo che sia in una posizione di penombra. Per quanto riguarda le temperature, questa è una pianta che non ama assolutamente le alte temperature, infatti vive bene tra i 5 e i 20 gradi centigradi. Superati questi, la pianta tende ad andare in una fase di riposo vegetativo, quindi a fare cadere fiori e foglie, ed aspettare che ci sia un periodo più fresco per iniziare l'attività vegetativa. Un consiglio che vi do è quello di non tenere la pianta all'interno delle nostre case, ma tenerla casomai in un terrazzo e, se proprio non se ne può fare a meno, di tenerla all'interno delle case in un posto dove non ci sia una temperatura alta, se non rischierete che questa andrà in dormienza, quindi perderà i fiori e le foglie. Terzo punto, irrigazione e concimazione. La primula, come del resto tutte le altre piante, è un essere vivente e come tale avrà bisogno sia di bere che di mangiare. Però, a differenza di moltissime altre piante, lei nello specifico ha davvero molta fame e molta sete. Per capire quando bagnare questa pianta sarà sufficiente toccare il terreno, quindi spostate le foglie e poggiate il dito sopra. Quando sentirete che non è più bagnato ma semplicemente umido, allora sarà il momento di procedere con l'irrigazione. Considerate che questa è una pianta che teme moltissimo la siccità, quindi anche semplicemente 2 giorni di siccità potrebbero portare questa addirittura alla morte. Cosa importante è che quando procederete con l'irrigazione facciate attenzione a non bagnare la pianta o sui fiori o sulle foglie, perché questo potrebbe causare dei ristagni d'acqua che potrebbero essere vie di accesso per funghi, muffe e batteri. Quindi a quel punto io vi consiglio di prendere un sottovaso, riempire questo, sarà proprio il vaso, la terra, che per capillarità assorbirà l'acqua e bagnerà le radici. Differente invece sarà quando inizierà il periodo di riposo vegetativo, intorno all'inizio di autunno. Quindi i fiori non ci saranno più, le foglie non cresceranno più e addirittura inizieranno a cadere quelle che già ci sono. A quel punto io vi consiglio di bagnare una volta alla settimana. Poi, quando arriverà l'inverno, quindi il periodo più freddo dell'anno, non bagnare proprio, sino a quando poi non arriverà la primavera successiva. Per quanto riguarda la concimazione, se avete deciso di tenere la piantina all'interno di un vaso, quindi in casa o in terrazzo, io vi consiglio di usare del concime liquido, perché è molto più assorbibile rispetto a un concime granulare, e di fare la concimazione 2 volte al mese. E poi, se vedrete che non basta, perché casomai le foglie diventano gialle, soprattutto nelle punte, allora vorrà dire molto probabilmente che la pianta ha bisogno di più concime e quindi passerete da 2 a 3. La concimazione andrà fatta tassativamente con il pane radicale bagnato, quindi prima di mettere l'acqua con il concime dentro, bagnate la pianta mezz'oretta prima circa, dopodiché quando il terreno, quindi il pane radicale, sarà completamente zuppo di acqua, allora a quel punto procedete con una seconda innaffiatura contenente il concime. Differente invece è se la pianta è stata collocata in giardino, in terra piena. Allora a quel punto la pianta avrebbe tutti i tempi e i modi per poter assorbire dal concime gli elementi nutritivi, quindi potreste utilizzare ciò che più vi aggrada, quindi un concime liquido, granulare o addirittura lo stallattico, che io consiglio sempre se c'è la possibilità di poterlo utilizzare. Quarto punto, malattie, parassiti e cure. Una delle malattie più pericolose che potrebbe colpire questa pianta, forse la più pericolosa perché potrebbe portarla addirittura alla morte se non curata, è la muffa grigia. Si presenta sulla pianta come un deposito di polvere di un colore grigio biancastro sulla parte superiore delle foglie. Curare la pianta, se la prendete in tempo e ve ne accorgete, è davvero facile. Basterà innanzitutto sciacquarla ed eliminare la muffa esistente, dopodiché trattare la pianta con una soluzione di acqua e olio di neem al 10% diluito all'interno dell'acqua. Una volta che avrete questa soluzione, sarà sufficiente prendere uno spruzzino e vaporizzare tutta la pianta. Questo creerà un film protettivo che la proteggerà. La soluzione di olio di neem potrà essere utilizzata anche nel caso in cui la pianta venga infestata da parassiti. Il parassita che dà più problemi a questo tipo di pianta è il ragnetto rosso, e vi accorgerete se la pianta è stata infestata o meno semplicemente tirando su una delle foglie, andando a controllare la parte inferiore della stessa, e se noterete che ci saranno dei piccoli puntini rossi, allora vorrà dire che purtroppo la pianta è infestata. Io vi consiglio di eliminarli subito, perché questi cosa fanno? Si vanno ad attaccare alle nervature e alle venature della foglia e succhiano la linfa vitale, quindi togliendo energia alla pianta e addirittura a volte facendola morire.
Il miglior consiglio che posso darvi, al fine di evitare che la pianta venga colpita dalle muffe, è quello di prevenire, quindi prevenire è meglio che curare, e farlo è davvero molto semplice. Sarà sufficiente praticare una corretta e costante pulizia della pianta, quindi, come in questo caso, se si presentano delle foglioline gialle, bisognerà eliminarle, perché queste marcendo potrebbero proprio essere la via di accesso alle muffe e quindi a una possibile infestazione della pianta, quindi sarà sufficiente eliminarle tramite uno strappo, così. Ecco qua, oppure se si vuole sarà sufficiente prendere una forbicina, mi raccomando sterilizzata, ed andare alla base, quindi spostando le foglioline, cercando di non fare rovinare la pianta, andare alla base e con un taglio netto tirare via la fogliolina. Ecco qua. Quinto punto, propagazione. Questa è una pianta che si può propagare essenzialmente in due modi, tramite seme oppure tramite rizomi, quindi delle piccole piantine che crea la base della pianta stessa. Se noi volessimo procedere con il fare produrre alla pianta dei piccoli semi e poi una volta raccolti metterli a dimora nel terreno in primavera, io vi consiglio di stare attenti quando comprate la pianta che questa non sia geneticamente modificata, quindi che non siano degli ibridi, perché rischiereste che i fiori non produrranno i semi. Il secondo metodo, che è appunto quello della dividere delle piccole piantine che nascono alla base della pianta madre, come in questo caso, guardate, qui ce n'è una piccolina, e sicuramente quello che io consiglio è il più veloce e quello che dà i risultati migliori, e per poterlo fare sarà sufficiente tirare via dal vaso la pianta, in questo modo, guardate, schiacciate in fondo il vaso, e una volta che avete fatto questa operazione sarà sufficiente dividere la pianta, così, guardate, con le mani, semplicemente, stando attenti a non staccare le radici dalle piante, ecco qua, in questa maniera. Così facendo abbiamo creato già due piantine. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiono le piantine una volta separate. Come potete notare, entrambe godono di un apparato radicale davvero ben sviluppato. Queste, una volta che saranno state messe nel terreno, cresceranno e, dopo circa un annetto dal travaso, a loro volta avranno delle piccole piantine che, quando saranno cresciute, potranno essere separate. Questa è un'operazione che andrà fatta tassativamente quando la pianta sarà in una fase di riposo, quindi quando non avrà più i fiori e quando le foglioline non cresceranno più. Io, al fine di produrre il video, purtroppo visto il periodo, l'ho dovuto fare con una pianta che è in fase vegetativa, però tassativamente, per quanto riguarda voi, aspettate la fine dell'autunno. Quello sarà il periodo migliore per poter compiere questa separazione. Punto 6. La primula è una pianta perenne. Questa è una pianta annuale ma perenne. Cosa significa? Che in pratica con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno tutta la parte che c'è fuori dal terreno, quindi le foglie e i fiori, moriranno, seccheranno, però il rizoma che c'è all'interno, quindi le radici, saranno ancora vive. E poi in primavera, quando inizierà ad arrivare un periodo un pochettino più caldo, le radici si riattiveranno, faranno nascere delle piccole foglioline nuove, rinascerà la pianta e inizierà di nuovo a fiorire per tutto l'anno successivo, sino poi a appunto arrivare di nuovo l'autunno e riniziare di nuovo il ciclo di riposo. Quindi questa è una pianta che durerà, se curata, davvero tantissimi anni. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, vi chiedo una cortesia. Condividetevi sui social questo video, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.